Nasce a Nocera Inferiore il Comitato per la Salute dell'Agro, primo obiettivo l'organizzazione di un'assemblea pubblica per dire no all'atto aziendale dell'ASL di Salerno. Lo strumento mette a rischio la salute dei cittadini salernitani con la chiusura di distretti e la sospensione della radioterapia oncologica. Domani intanto al Comune di Nocera Inferiore incontro per discutere dello strumento. E ci risiamo, rifiuti nuovamente ammassati per le strade di Pagani a pochi giorni dai festeggiamenti in onore di Sant'Alfonso, locale patrono. Il commissario del consorzio Siani punta l'indice nei confronti di una parte dei laboratori della piattaforma di Via Filettine. Si danno per malati nonostante abbiano ricevuto stipendi e anche la quattordicesima. Così non si può più andare avanti. Chiusura col botto per il Giffoni Film Festival, lo scrittore Roberto Saviano ha incontrato i giovani giurati e ha ricevuto il premio Truffaut. Il Giffoni è un miracolo, ha detto Saviano, l'entusiasmo del direttore del festival è come petrolio per questa iniziativa. Da troppo tempo impattavo col senso di sfiducia, volevano farmi sparire in Islanda, voi siete la testimonianza che qualcosa di diverso è possibile. Lo stadio San Paolo verso il tutto esaurito per l'amichevole di domani con il Galatasaray, la presentazione del nuovo bomber Gonzalo Higuaín. Domenica di lavoro per Nocerino e Paganese, da domani dirigenti al lavoro per completare le rispettive rose. Salernitana, vittoria nel test con il Grosseto, ma ancora nervi tesi tra tifosi e Lotito.